Benvenuti a un'altra puntata di Ecomunicamente, benvenuti nella nostra casa dove facciamo divulgazione per quanto riguarda l'educazione finanziaria. In questo programma non vengono dati consigli sugli investimenti, ma solo spiegazioni in maniera semplice e chiara agli imprenditori, alle famiglie, agli interessati per quanto riguarda gli strumenti che ci sono in finanza e così avremo ospiti, come dicevo, imprenditori, aziende, professori universitari, consulenti finanziari, gente che ci spiegherà, ci guiderà, ci prenderà per mano quest'estate con questa terminologia che deve essere sempre più semplice, perché essere informati per decidere. Comunque la frase di oggi è inerente alla situazione di oggi, è siate sinceri e semplici, questo è l'essenziale, è Fyodor Dostoevskij, tanto per rimanere in tema anche dal punto di vista geopolitico. È con me e diamo il benvenuto a Giusy Biondelli. Benvenuti a tutti, buongiorno. Che stavolta è qui in presenza, non sarà sempre con noi, ci sarà qualche volta, ma questa volta ho chiesto un aiuto, Giusy, ho bisogno di te per parlare di un tema che abbiamo accennato ieri nella prima puntata e abbiamo ricevuto delle telefonate, delle mail che riguardano proprio l'approfondimento di questo tema. Cioè, life cycle, è piaciuto questo cerchio della vita, questo gesto, da quando nasciamo a quando lasciamo questo mondo, tutto questo vivere dal punto di vista nelle proprie finanze, nella propria vita, cercando di mantenere la barra al centro e di poter guidare la propria famiglia, la propria impresa, se stessi in questo mondo che sì, è sempre più complicato dal punto di vista della gestione del denaro, del tempo e delle soluzioni tecniche che ci sono. Andiamo incontro a una situazione generale di tecnologia, di finanza e tecnologia, fintech, andiamo incontro a tutto questo mondo, ma la consulenza, la persona che ti guida, l'idea, il dare il giusto valore, il giusto peso alle soluzioni che ci sono dal punto di vista finanziario. Ringraziamo sempre l'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali, di cui siamo tutti entrambi soci, e Angelo Marelli che ci ha dato la possibilità, ciao Angelo, di avere questo, no, il simbolo anche dal punto di vista della nostra trasmissione. È un'associazione che c'è in Italia, ha preso piede tantissimo, ci sono un sacco di ore di formazione perché o ti formi o ti fermi dal punto di vista professionale. Dà molto anche da spazio alla possibilità ai consulenti patrimoniali di fare le loro sedi, di coinvolgere non solo l'aspetto di consulente patrimoniale, ma il notaio, il commercialista, l'avvocato, tutti quelli che sono interessati alla gestione del patrimonio, ma lo scopriremo piano piano durante quest'estate, da qui fino al 5 di agosto in diretta, qui su Well TV, canale Sky 810 in streaming, su welltv.eu, anche sulla pagina Facebook di Well TV, dove c'è già lo streaming, e ho già condiviso anche sui miei social. Ma torniamo alla Giusy, così, e partiamo. Leggevo stamattina, sentivo, Giusy, questa cosa dei bambini appena nati, life cycle, iniziamo con la nascita, ma sentivo questa tematica che 7 italiani su 10 danno la paghetta ai propri figli, quindi questo concetto di la gestione del denaro in questo periodo qua, sia denaro fisico, denaro contante, e sia denaro digitale. In questo mondo complicato per i figli sentivo questa cosa qui, che i genitori molti danno questa paghetta per dare spazio ai figli di poter essere più responsabili anche e conoscere il denaro. Beh, chiaramente il fatto che possa essere data della risorsa finanziaria, quindi la classica paghetta per la gestione delle proprie esigenze, quindi da esigenze ovviamente proporzionali all'età dei ragazzi, è sicuramente un metodo, dal punto di vista educativo, anche un metodo di abitudine alla gestione, quindi laddove ci sia un plafond disponibile anche riuscire a far entrare il concetto dell'eventuale risparmio. Nell'intervista effettivamente si sentiva alcuni genitori che non erano molto d'accordo, poiché ritengono che il genitore sia sempre lì a monitorare quelle che possono essere le esigenze dei figli e intervenire laddove ce ne sia la necessità. È chiaro che non è solo questo, i figli lo sanno di poter contare sui propri genitori e quindi quando c'è qualche esigenza
esprimono e ne discutono e condividono con i genitori ed eventualmente poi dopo si arriva ad un risultato, ad un accordo. Ma in realtà avere la possibilità di avere la paghetta, comunque un fisso da poter gestire, abitua a dover fare delle scelte, quindi ad analizzare se io ho a disposizione un X ogni mese o ogni settimana e ho in testa diversi obiettivi o diverse diciamo cose che voglio ottenere, quindi dal mero acquisto che può essere una maglia, cioè un mero acquisto diciamo voluttuario. Sì, esatto, voluttuario, a invece ottenere qualcosa, ad avere un obiettivo un pochino più preciso, quindi magari l'obiettivo di riuscire a racimolare un gruzzoletto per fare un viaggio piuttosto che fare un'esperienza di un certo tipo, fare un percorso di un certo tipo. Questo aiuta proprio a pianificare, abitua i ragazzi fin da giovani a prendere delle decisioni prioritarie, cioè questo mi serve davvero, questo posso rinunciare, questo posso risparmiarlo, questo posso accantonarlo, questo mi serve per forza, aiuta proprio ad abituare e il fatto ad abituare anche in maniera conseguenziale, cioè questo mese, il mese prossimo so che avrò questa entrata, potrò fare un'altra tipologia di scelte, di spese, di consumo, cioè è proprio un metodo di abitudine a pensare per priorità e anche nell'ambito della concezione del risparmio. Quindi la parola, ha introdotto la parola sacrificio, cioè scegliere proprio la parola sacrificio, dice mi sacrifico questo aspetto qui di uscita di un cinema. Cioè io non parlerei proprio di sacrificio, ma abituarsi a ragionare per priorità. Bella questa cosa qui, Giusy, di abituarsi a pensare, ad agire per priorità, perché ci abitua ad avere un metodo che personalizziamo, un metodo che ci accompagnerà durante la vita, perché la vita ti porterà sempre ad avere queste scelte, ti porterà sempre di più, sia a livello industriale, sia a livello imprenditoriale, si sente sempre parlare di start-up, ma se non ho una base dal punto di vista gestione personale, è difficile che poi possa guidare un'azienda, possa gestire, come si dice, con il metodo del buon padre di famiglia. Sì, esiste ancora questo, esiste la capacità imprenditoriale italiana da questo punto di vista, ma da piccoli, sin da piccoli, sin da giovani, agire per questo metodo, secondo me, è una buona cosa e dà ai genitori una capacità di dialogare poi anche con i figli con la tematica del denaro, che non se ne parla poco. Sì, sì, ma allora basti pensare che anche all'interno di un'azienda, quando parliamo di pianificazione degli investimenti, inteso come investimenti fisici funzionali, e per il progetto di business, chiaramente ogni imprenditore stabilisce una scaletta di priorità, certo. Perché chiaramente all'interno di un'azienda ci sono N investimenti che possono essere utili e funzionali alla propria attività, ma non tutti sono da effettuare nello stesso momento, quindi chiaramente si stabilisce una serie di priorità in virtù di quello che è il proprio ciclo produttivo, in virtù di quelle che sono le esigenze dei propri clienti, quindi abituarsi ad assumere decisioni, quindi a fare valutazioni e ad assumere decisioni in virtù ad una priorità, ad un ordine prioritario, è un'abitudine che serve nella nostra sfera personale, nella nostra sfera professionale, laddove siamo imprenditori, nella sfera imprenditoriale, è proprio un approccio alle valutazioni delle decisioni che è importante laddove ci sia anche una, come si dice, una doverosa valutazione in termini di efficienza ed efficacia delle risorse finanziarie. Sono le prime puntate, non ho detto alla regia magari di mettere un numero di telefono che gli darò per quanto riguarda il WhatsApp. Vi do una mail intanto, info@yort-solution.it. Scriveteci per le vostre opinioni in questa cosa qui. È giusto dare la paghetta, iniziare questo percorso di conoscenza del denaro con i figli sin da giovani oppure no? Che cosa fate voi con i vostri figli in questo periodo qua, con i vostri figli piccoli sto parlando? Poi con l'adolescenza entrano in gioco altre dinamiche, ma se ho conosciuto il denaro da piccolo, già ho un metodo, già una cosa, anche in adolescenza ci saranno meno problemi dal punto di vista e si comincerà a dare un peso al denaro, un peso alla capacità di risparmiare per obiettivi.
Per obiettivo. Ma torniamo ai bambini, torniamo alla nascita, torniamo al life cycle. La nascita di un bambino è sempre un momento di gioia, eccetera, e di regali. Regali appena nato, regali al compleanno, regali alle feste comandate, regali alla cresima, regali alla comunione, regali. Cosa si può fare, Giusy? Cosa si può suggerire come soluzione dal punto di vista finanziario per un bambino? Ci sono delle soluzioni, possiamo dire, le famiglie per poter accantonare del denaro per loro, per il futuro? Ecco, sì, ad integrazione di quello che abbiamo detto prima, Maurizio, perché comunque non è detto che tutti i genitori possano permettersi anche di dare un fisso come paghetta settimanale o mensile ai propri figli, quindi bisogna fare anche i conti col proprio bilancio familiare, non tutti riusciamo a destinare delle risorse in maniera puntuale e costante per i nostri ragazzi. Però, nello stesso discorso vale per quelle che sono appunto quelle risorse finanziarie che provengono dagli eventi della vita. Abbiamo parlato di life cycle, proprio il ciclo di vita che ci caratterizza da quando nasciamo a quando diventiamo più adulti, quindi nelle varie tappe della nostra vita in cui riceviamo dei compensi che possono essere dati dai nonni, dai genitori, dai parenti per i vari eventi della nostra vita. Allora, in quel caso, anche lì, laddove ci sia la possibilità, è corretto anche andare ad allocare queste risorse, andare a sistemare queste risorse in un'ottica di educazione finanziaria e di educazione al futuro, educazione alla previdenza. Chiaramente noi abbiamo sempre detto che aderire ad una previdenza complementare è sicuramente una prima regola di vita, perché prima iniziano i vantaggi dal punto di vista di tutta quella che è la normativa specifica e soprattutto ci abitua i ragazzi più giovani, fin da anni più giovani, fin da bambini, fin da ragazzi, a dover pensare a quello che sarà il nostro futuro in un momento in cui non avremo più capacità produttiva o capacità lavorativa. Quindi sicuramente la parte della previdenza complementare può essere una soluzione dove andare a... Cosa vuol dire, Giusy, previdenza complementare? Cosa vuol dire questa frase qua? La previdenza complementare è quella decisione in ambito di previdenza, cioè in ambito di affiancamento a quella che è la previdenza pubblica. Quindi per normativa noi all'interno dello Stato italiano abbiamo un primo pilastro che è il pilastro della previdenza pubblica, che prevede che noi, in virtù di quello che è la parte contributiva che noi versiamo durante la nostra vita lavorativa, ci sarà una rendita vitalizia quando avremo l'età pensionabile, una rendita vitalizia che ci accompagnerà ai fini di avere un reddito anche quando non lavoreremo più. Cosa succede però? Che nel tempo questa rendita vitalizia è diminuita sempre di più in proporzione a quella che è il nostro reddito nel momento in cui, diciamo... Esatto. Quindi succede che noi avremo dei problemi in termini di reddito, in termini reddituali, quando non lavoreremo più, non avremo più una entrata familiare a cui siamo abituati, come siamo abituati in questo momento che lavoriamo. Quindi previdenza complementare, al nome in testa, è una previdenza che posso pianificare e a cui posso aderire sempre durante la mia vita lavorativa, complementare, cioè che vada ad affiancarsi a quello che è il pilastro pubblico, quindi è il secondo e terzo pilastro, perché può essere una previdenza collettiva, cioè dettata dal fatto che io appartengo a una determinata azienda, a un determinato contratto di lavoro, oppure per adesione individuale, quindi volontariamente aderisco ad un fondo pensione anche in autonomia. Anche se, Giusy, questo pilastro sempre più viene messa a mano da vari governi a questo pilastro pubblico, riducendo sempre di più la capacità di erogare servizi, cioè denaro, quando non sei più al lavoro, quindi devo pensarci quando sono giovane. Chiaramente il tasso di trasformazione, il tasso di trasferimento di quello che è il nostro reddito oggi in prospettiva, quello che avremo
quando avremo l'età pensionabile, diminuisce sempre di più, anziché essere all'80%, sta diminuendo sempre di più a seconda della professione che faremo, se siamo dipendenti, se siamo lavoratori autonomi, se siamo imprenditori o imprenditori agricoli, cioè ognuno avrà una percentuale tradotta di rendita vitalizia quando avremo l'età pensionabile che è inferiore a quella che è. Dobbiamo anche valutare subito adesso, fare dei calcoli, dei prospetti di come sarà, perché se arrivo alla soglia e mi accorgo non ci sono abbastanza soldi, è già tardi. Se arrivo a ragionarci quando ho 25, 26 anni che inizio, ho finito l'università, ma magari i miei genitori hanno iniziato a fare il percorso che stai dicendo tu prima, quindi è proprio per questo che prima inizio e meglio è, perché non devo avere l'obbligo di versare una determinata cifra per X tempo. Il fondo pensione, la previdenza complementare è molto flessibile, cioè a maggior ragione se io inizio anche da ragazzo, da ragazzino, da neonato, io ho nonni che hanno sottoscritto certo. Per i nipoti il fondo pensione, quindi il fondo pensione è intestato direttamente a figli minorenni. Si può intestare un fondo pensione? Non ha importanza assolutamente, è una forma previdenziale, chiaramente ci sarà la firma del genitore perché il neonato non firma, ma è direttamente intestato al codice fiscale dell'aderente, quindi del minorenne, e quindi si può contribuire per quello che si può. C'è il regalo relativo al battesimo, c'è il regalo relativo al compleanno, c'è il regalo relativo al fatto che ha terminato le scuole elementari e quindi la scuola primaria e quindi si è voluto gratificare questo bambino. Cioè tutto quello che può essere una risorsa disponibile si mette in questa sorta di salvadanaio. In sintesi, facciamo un bel regalo, ma ai zii, nonni, amici, un bonifico sul fondo pensione, brutalmente detto così, i 50 euro, i 100 euro nel salvadanaio virtuale del fondo pensione, giusto? Chiaramente, ed è una formula che non è intoccabile, l'obiettivo finale è quello di avere un gruzzoletto, un capitale, quando si avrà l'età pensionabile, dall'età della pensione, quindi da trasformare in rendita vitalizia. Ma se nel durante, quindi è per questo che parliamo di life cycle, se nel durante noi abbiamo delle esigenze, la normativa prevede delle regole ben precise per le anticipazioni, quindi che possa essere il percorso di studi, che possa essere l'acquisto della prima casa, che possa essere, ahimè, un problema di salute. Cioè, chiaramente sono previste delle casistiche, quindi per questo che rende flessibile anche questo tipo di accantonamento, perché non è intoccabile. Allora, lo spirito è che quello sia un capitale destinato al quando non lavoreremo più. Ma se nel durante ci sono delle esigenze prioritarie, per questo che abbiamo parlato di priorità, possiamo sempre agire secondo quello che prevede. Facciamo un esempio tranquillo, nel senso che ho fatto l'università, ho concluso gli studi universitari, c'è il master. Il master magari ho del denaro. Al capitale versato per un'esigenza di questo genere, che rientra nelle esigenze varie, è un ragazzo che ha un fondo pensione dove ha versato un certo tipo di capitale, facciamo un 10 il capitale versato, il 30% di questo 10 di capitale versato è possibile chiederne il rimborso da destinare al percorso universitario. Quindi è una cosa molto bella da questo punto di vista, anche perché poi motiva il ragazzo, no, ti ha dato il master, perché faccio il master? Perché voglio acquisire competenze per mettermi sul mercato del lavoro, essere meglio retribuito, quindi poter poi rimettere nella scatola del fondo pensione più denaro, più accantonamento e guardare in là, quindi la prospettiva sempre, questo è l'addestramento, questo è il metodo, questa è la capacità di vedere me stesso nel futuro. Chi mi può insegnare? Il consulente finanziario, il consulente patrimoniale, giusto Giusi? Sì, assolutamente. Questa è educazione finanziaria che viene fatta all'interno delle famiglie? È abitudine al risparmio. Ed è abitudine al risparmio finalizzato degli obiettivi. Nel caso della previdenza complementare, l'obiettivo è quello di impegnarsi da subito ad avere una risorsa accantonata per quando io non lavorerò più. Non è l'unica soluzione, Maurizio, cioè nel senso, sempre per i ragazzi giovani, se non vogliono stare all'interno della previdenza complementare, c'è un altro strumento?
possono accantonare, ne abbiamo parlato ieri, perché i PIR possono essere intestati anche a persone minorenni. Ah, giusto. Quindi lì c'è ancora più flessibilità, perché c'è una normativa dedicata ai PIR, ma non ci sono, diciamo, parliamo dei paletti della previdenza complementare. Prima abbiamo parlato di percentuali, no? Di anticipazioni. Ma posso farlo anche a rate nei PIR? Allora, i PIR puoi fare, è esattamente come un fondo comune di investimento, quindi possiamo versare, possiamo avere la regola di avere un piano di accumulo da 500, minimo 500 euro al mese, oppure possiamo versare versamenti saltuari a seconda delle nostre disponibilità, l'importante è rispettare i limiti dettati dalla normativa. E la normativa oggi, dal 2022, abbiamo detto ieri, prevede fino a un massimo di 40.000 euro l'anno. Ora, parlare di un ragazzo giovane che versa 40.000 euro l'anno sono tanti, ma se uno ha a disposizione 5.000 euro l'anno, versa 5.000 euro l'anno. Se ha 3.000 euro, versa 3.000 euro. Cioè, da 0 a 40.000 lo può versare. Vuole fare un PAC con cadenze regolari, minimo sono 500 euro al mese. Anche perché smentisco questa cosa che c'è sui social, che i giovani siano chiusi, che stanno sul divano. Io conosco tanti ragazzi, tanti giovani che universitari, che durante il periodo estivo lavorano, si danno da fare, hanno un reddito, hanno la capacità di poter risparmiare. Esatto. Quindi, sempre sull'esempio di prima, ragazzi giovani che hanno il classico regalo del compleanno dei nonni, piuttosto che un ragazzo che lavora per 2 mesi d'estate, quindi ha il gruzzoletto, piuttosto che ha un tempo determinato e quindi magari c'è il TFR finale, questo lo può destinare al piano individuale di risparmio. Il vincolo, lo sappiamo, fiscale, per avere l'agevolazione fiscale, sono detenere questo piano individuale di risparmio almeno per 5 anni, ma è un vincolo che permette di accedere ad un'agevolazione. Non significa avere una penale se un soggetto disinveste prima. Se disinveste prima, la regola vale degli investimenti tradizionali. Invece di avere l'esenzione dalla tassazione sulle rendite finanziarie, sui rendimenti finanziari, pagherà la tassazione in caso di guadagno nei confronti dei rendimenti finanziari. Spero che le famiglie stiano prendendo nota. Questi sono 2 piccoli strumenti che possono essere messi a disposizione, semplici, chiari, trasparenti, e da inserire come metodo. Quindi iniziare a capire, ad avvicinarsi sin da giovani. Perché? Perché in altri stati europei insegnano l'educazione finanziaria molto prima. Anche perché anche se divento docente universitario, divento biologo marino, divento perito chimico, ingegnere nucleare, devo saper gestire il mio budget personale e familiare. È un'educazione al risparmio anche in virtù del fatto che probabilmente i nostri ragazzi, per realizzare i propri progetti, che siano progetti professionali e progetti di vita, necessariamente probabilmente nella loro vita dovranno anche prendere decisioni di indebitamento, perché l'educazione finanziaria non riguarda solo la parte del risparmio, l'educazione finanziaria riguarda soprattutto le decisioni di indebitamento, perché il risparmio, se sbagliamo la pianificazione, quindi diciamo che risparmiamo ad esempio 300 euro al mese e poi non ce la facciamo, va bene, non succede niente, al massimo non risparmiamo. Ma se assumiamo un impegno di indebitamento e non lo rispettiamo, questo è molto più pesante dal punto di vista di gestione e di gestione della difficoltà. Hai detto giusto, Giusy, perché anche la dematerializzazione, la carta del credito, il bancomat dato ai ragazzi giovani, non ho la coscienza del denaro che esce di tasca fisicamente, quindi c'è tanto online, lo compro online, tanto questo costa poco, il telefono nuovo, tanto è a rate, tanto questa qui è a rate. Però dopo le rate si sommano, Giusy, vero? Sì, allora, psicologicamente parlando, la percezione della spesa, quando noi usavamo ed eravamo abituati ad usare il denaro fisico, era molto più, diciamo, reale e concreta. Il fatto di prelevare allo sportello bancomat 200 euro e di, dopo un giorno, dopo 2 giorni, dopo X tempo, in virtù degli consumi che abbiamo sostenuto, non trovare più proprio la banconota dentro nel portafogli, ci faceva percepire, cioè avevamo una sensibilità molto più reale. Ti guardi intorno e dici, sarà stato il regista? Ecco. No, non oggi, è stato. Oggi con le monete elettroniche, quindi con la carta di credito, con il bancomat, addirittura abbiamo dematerializzato anche le tessere, le classiche tesserine di plastica, le abbiamo sui nostri cellulari, quindi basta avvicinare il cellulare
e comunque riusciamo ad effettuare i pagamenti. C'è un'azione fisica meno impattante e quindi dobbiamo abituarci più, è proprio una modalità di ragionamento e di una mentalità di consumo che è più dentro la nostra mente, quindi questo è importante. Quindi sono meccanismi anche psicologici, ci torneremo, Giusy, non domani, un altro giorno quando sarai ospite, ci terrei molto sull'aspetto psicologico, soprattutto dopo questi mesi abbastanza complicati dal punto di vista dell'economia, del risparmio, delle borse, quindi tornare all'aspetto psicologico che abbiamo, che influisce sui nostri meccanismi, perché la nostra mente è abituata, la nostra mente rettile, a diffidare di tutto, a fermarsi, a proteggersi. Diciamo che negli ultimi 3 anni siamo stati anche bersagliati da tutta una serie di emotività molto, molto importanti e molto invasive nella nostra realtà di vita. Cioè abbiamo avuto 2 anni di pandemia e siamo al 3° anno di pandemia e non è passata, perché proprio in questi giorni le notizie dicono che i contagi sono in aumento, che comunque il Covid ha ripreso forza, e quindi anche questo aspetto ci ha colpito molto nel personale. Poi è tutto il meccanismo di quello che è stato il post pandemia, quindi l'aumento dei prezzi, l'inflazione, le bollette, l'energia, la guerra, per carità, che è stato solo un acceleratore, ma c'è stato, solo si fa per dire naturalmente, ma non è che se non ci fosse stata la guerra tutti gli altri problemi o tutte le altre criticità non ci sarebbero state. È stato un ulteriore peso dal punto di vista di tensione geopolitica, ma anche peso nella nostra vita di tutti i giorni, di insicurezza, di incertezza. Avremo ospiti con te, Giusy, magari dei professori universitari, degli specialisti che ci guideranno, qualche psicologo, perché entreremo anche in questi ambienti dal punto di vista del denaro, l'aspetto psicologico, ma anche la realtà che bussa alla porta tutti i giorni al nostro carrello della spesa. Nella nostra azienda la mancanza di il costo delle materie prime, dell'energia, la capacità, non si trovano i pezzi, il costo del personale, come gestire le relazioni all'interno, il welfare aziendale, tutto questo verrà trattato. Tratteremo anche temi di conoscenza, di cultura e di divulgazione. Questo è un programma di divulgazione sotto l'aspetto della blockchain, tutto il mondo delle criptovalute, gli NFT, questa sigla stranissima che andremo a scoprire. Abbiamo già dei docenti, dei professori, dei professionisti che sono già in calendario lungo questo percorso estivo qui ad Economicamente. Giusy, l'ultimo tuo messaggio prima di chiudere la puntata alle famiglie sul risparmio per i bambini, per i giovani. Abituati i ragazzi al concetto del risparmio, non necessariamente al concetto del sacrificio, ma abituarli a pensare che quello che possono gestire o quello che possono accantonare lo finalizzano per al momento quando si è bambini, per i propri desideri, ma magari anche un pensiero al futuro, perché avere la proiezione del futuro è importante anche per affrontare meglio il presente. Quindi qui ad ora, ma anche una prospettiva per il futuro. La nostra prospettiva è qui, la campanella è suonata, la regia mi dice che il tempo è finito, ci vediamo domani mattina, ore 8:30, qui su WellTV, canale Sky 810 e in streaming su welltv.eu col programma di educazione finanziaria Economicamente. Grazie Giusy. Grazie a voi, buona giornata.